Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Benvenuti in questo nuovo video, benvenuti anche nel mio canale se è la prima volta che vi ci trovate. Allora, oggi video decluttering estremo del bagno. Ho tantissime cose da sistemare, vi faccio vedere in che condizioni è il bagno, quindi mi raccomando, non spaventatevi. È un periodo che sto riordinando le dispense, tutte le cose di casa sarà l'aria di primavera che mi porta a fare questo, però ho proprio necessità di riorganizzare un pochettino gli spazi. Quindi mettetevi comodi perché ne vedremo delle belle. Ci saranno tante cose da riordinare, da sistemare, anche da eliminare perché ci sono prodotti finiti, insomma, tante tante cose. Restate incollati allo schermo e venite con me. Vi dico subito che non è un video aesthetic, quindi vedrete realmente le cose come stanno messe nel mio bagno, perciò per questo vi dicevo prima, non spaventatevi. Vediamo insieme come sistemare. Mi sono munita della mia felpa bella comoda, che utilizzo di solito quando devo fare queste sistemazioni. Mi piace stare calda e appunto organizzare tutto. E niente, vi inizio a far vedere proprio parte per parte tutto quello che c'è da riorganizzare e sistemare. La situazione in bagno è questa. Allora, c'è da riorganizzare tutta questa roba qui riguardo appunto l'angolo vasca da bagno. Ci sono diverse creme, cremine, insomma, e via dicendo. Per praticità ho lasciato già gli sportelli aperti, dei mobiletti per farvi vedere tutto il disastro che c'è. Allora, questo diciamo che è il mio angolo trucco con anche phon e via dicendo. Qui ci sono alcune cose che ho lasciato perché quando mi trucco, eccomi qua, mi è comodo truccarmi e tenere un po' tutto a portata di mano, però poi si crea questo, ovvio. E poi appunto c'è da sistemare tutto questo spazio all'interno di questi mobili, vedere un pochino cosa c'è da buttare, insomma c'è parecchia robetta da fare, sì, ecco poi ci sono anche altre cose in giro, insomma c'è un bel po' da fare, sì. Mi sono munita di bustine per eliminare quello che c'è da declatterare e anche poi eventualmente vedere se ci sono delle cose che magari non uso e mi va di regalare o donare. Vediamo un pochino. In realtà sono prodotti che utilizzo quotidianamente. Vediamo un attimo anche per quanto riguarda le scadenze, però ricordo che come ho fatto il trasloco, tutto ciò che era in scadenza l'ho eliminato, quindi diciamo che per le scadenze credo di essere abbastanza organizzata, mentre per le cose che ho utilizzato in questo periodo e che si sono inevitabilmente accumulate, devo trovare una soluzione e un rimedio. Ovviamente andrò anche a pulire i ripiani, quindi utilizzerò dei prodotti per sistemare e per pulire. E vabbè, niente. Ci mettiamo sotto, ragazzi, che dobbiamo fare? Quando ci tocca, ci tocca. Voglio partire da questa anta lunga, vedere quello che c'è dentro e iniziare a declutterare. Allora, c'è da premettere che ci sono anche alcune cose che utilizza, oppla, mio marito, e quindi tutte le sue cose gliele metterò all'interno dell'apposito contenitore. Questo beauty, questa mi sa che è finita, fammi vedere. Questa è una matita che lui usa per riempire la barba, no, però in realtà ce n'è ancora un po' dentro, quindi gliela conservo. Vedo che ci sono scatole e scatoline di ogni tipo e ogni genere. Sì, qui c'è tipo un'altra matitina, vabbè, metto tutto qui dentro ed è a posto. Delle lame, e questo lui, cioè, come si dice, un pennello da barba che è molto secco, rovinato, andiamolo a buttare. Allora, il primo ripiano è sistemato, diciamo, quindi adesso andrò a passare una salvietta, diciamo, di queste qui. Io utilizzo, mi piacciono tantissimo queste qui ACE, perché igienizzano, rimuovono i batteri e non lasciano, opla, e non lasciano neanche particolari aloni in giro. Quindi diciamo che andrò a pulire questo ripiano. E rimettiamo dentro le sue cose che restano sue. A questo punto tutto ciò che ha a che fare con la barba va sopra. Cioè, ma c'ha più matite, cioè, è incredibile, c'ha più matite mio marito che io? Cioè, com'è possibile questa cosa? Ma alcune saranno. No. Ah, vabbè, questa sì, è finita, si può buttare. Per sistemare la barba che io per le mie sopracciglia. È qualcosa di incredibile, vabbè.
Allora, questo qui è terminato, quindi lo andrò a mettere nella busta dei prodotti finiti perché poi ovviamente mi farà piacere fare una recensione dei prodotti che abbiamo usato e come ci siamo trovati. Poi questo è un gel e c'è ancora. Questa è la mia crema corpo preferita e c'è ancora. E qui ci sono le lame per la lametta, quindi vanno sopra. Passiamo alla pulizia del secondo ripiano, ragazzi. Allora, non amo particolarmente fare queste cose, cioè nel senso, quando devo pulire dentro gli armadi non è una cosa che mi piace particolarmente fare, cioè è una cosa che mi dà un po' noia, mi scoccia, però giustamente va fatto perché altrimenti poi rischiamo che il disordine prenda il sopravvento e soprattutto rischiamo che quando ci serve qualcosa all'interno del mobile non lo riusciamo a trovare perché effettivamente c'è un disastro, quindi portarsi avanti con questi lavori credo che sia fondamentale. Stavo pensando di riporre in questo ripiano le lacche, questa c'è ancora. Questa qui alberga dalla notte dei tempi, ma non mi sta piacendo per niente, come avrete visto anche nei video dei prodotti finiti, quindi la vado a eliminare perché proprio non mi piace. E procedo, vediamo un po' come posso, forse magari conviene fare così, tipo qui sotto ho un cestino con all'interno un po' di cavi, un pochettino di cose che ci servono, magari lo metto qui in modo che sia utile e fruibile, diciamo, ecco, sì, mi piace più in questo modo. Vediamo un po'. Quest'acqua di rose è fantastica, l'avevo ricomprata da poco ad Acquestapone, mi sto trovando benissimo. Invece questa è una mousse di botanica presa da MD che è pure fantastica, la sto provando in questo periodo e mi sta piacendo veramente un sacco. Scatole vuote di cerotti, ovviamente li buttiamo. Questo qui è un gel detergente che mi è quasi finito finalmente, non mi è piaciuto per niente, quindi lo metterò tra i prodotti finiti e vi farò presto una recensione. Queste mascherine invece sono fantastiche, questa qui è della Leocrema, questa qui di Royal Beauty e mi piacciono molto, quindi le conservo perché le utilizzo quotidianamente, diciamo non tutti i giorni, ma almeno 2 volte alla settimana sì. Questa crema White Mask di Alice Ashley, buonissima, ma purtroppo ce l'ho da tanto tempo, il profumo è meraviglioso, ma credo che ormai sia arrivato giunto il momento di, si è giunto il momento di eliminarla, di declatterarla, perché ovviamente è passato troppo tempo. Questa qui è la cremina contorno occhi che sto ancora utilizzando di Intra, meravigliosa, e quindi ovviamente la conservo e andiamo avanti. Questo l'ho utilizzato soprattutto l'estate scorsa per depilarmi, l'avevo preso da Maurice, ma si trova anche da altre parti, della Satin Care Dry Skin Shea Butter, è molto buono in realtà, non è, cioè, tipo, vi faccio vedere, però credo che io lo debba eliminare perché ce l'ho aperto già da un po'. È tipo così, e poi a mano si diventa più bianco, sembra quasi un dentifricio in realtà. L'ho trovato molto delicato sulla pelle. Il profumo adesso non si sente più perché è veramente passato troppo troppo tempo da quando l'ho utilizzato l'ultima volta ed è ottimo per depilarsi, quindi rimuovere i peli però con la lametta, quindi non è uno di quei tipo wet, capito, che voi stendete sulla pelle, poi brucia i peli e li tirate via con l'acqua. No, in realtà questo va tirato via con la lametta, ma lasciava la pelle molto morbida, solo che l'ho trovato un po' poco pratico perché quando vai un po' di fretta, ecco, devi avere proprio del tempo da riservarti per questo. Invece io tendo ad essere un po' più sbrigativa e quindi a volte non utilizzo questa schiuma, ma direttamente il sapone, quindi che ne so, tipo il bagnoschiuma con tanta schiuma e tiro via i peli. Quindi mi dispiace, ma anche perché ne è rimasto poco, devo eliminarlo perché rischio che poi potrebbe darmi delle allergie, non va bene. Ho deciso che andrò a mettere invece su questo ripiano tutto ciò che mi occorre per la mia skincare, quindi tutti i prodotti per skincare e se riesco qui metterò anche quelle cose per il corpo. Vediamo un po' come posso organizzarmi, perché io alcune cose ce le ho qui dentro, quindi valutiamo un attimo come distribuire tutto. Troverete
Trovo che la fase organizzativa sia la peggiore, quella più noiosa, capire bene come inserire i prodotti, dove inserirli, cosa buttare, cosa no, perché è quella che ti porta via più tempo, ovviamente. Poi certo c'è la soddisfazione di vedere tutto riordinato, tutto sistemato, tutto pulito, però quando lo devo fare mi viene quasi voglia di abbandonare tutto così, cioè lasciare il mondo così com'è e dedicarmi ad un'altra attività. Però no. Devo essere forte, concentrata, perché tutto quello che faccio oggi me lo ritrovo dopo, quindi assolutamente forza e coraggio, ce la faccio. Alcune cose da buttare, tipo questo che è un bagnoschiumino di quelli lì proprio che avevano regalato le mie bimbe, adesso non ricordo, però ormai è andato e quindi lo butterei. E poi anche questo guanto che ho utilizzato un bel po' di tempo per scrabbare il corpo, ormai lo elimino, poi quando ricapito da Mauris o da altre parti nel caso lo riacquisterò, anche se sto utilizzando comunque degli scrub per il corpo, dei gommaggi che sono abbastanza efficaci, quindi il guanto sarebbe troppo d'urto rispetto a quello che vado a fare, quindi diciamo che il guanto mo non mi serve. Ecco, eliminato. Ho dato una pulita veloce anche a questi ripiani bassi. Di solito nei ripiani bassi cerchiamo di mettere il meno possibile perché appunto essendo che si riesce a aprire con facilità ci sono le bimbe che mettono le mani un po' dappertutto anche se sono grandicelle, non sono più piccole piccole, però cerchiamo sempre di non mettere cose troppo pericolose, ecco, quindi di solito li lasciamo abbastanza vuoti. Ecco qui, abbastanza soddisfatta dell'organizzazione e del decluttering estremo. Ok, adesso voglio passare a questi ripiani di qua all'interno di questo mobile. Qui alberga lui che sta qua tanto per, lo vado a posizionare fra le mie cose. Questo era caduto a terra prima e lo butto perché è finito. Qui dentro ciò che mi serve per la routine serale o comunque di quando faccio il bagnetto alle mie bimbe, quindi questo va bene perché ci entra proprio perfettamente. Queste qui sono delle bombolette spray per colorare i capelli di azzurro e di lilla. Dentro ce n'è ancora parecchio, ma sinceramente, ragazzi, non so, li abbiamo utilizzati a carnevale, quindi boh, non saprei che dire, non so se conservarli o meno, ci rifletto un momento. A questo punto voglio passare alla vasca e vedere un po' cosa c'è da buttare, vediamo un attimo. Allora, tipo questo lo sto ancora utilizzando, è uno shampoo buonissimo, super profumato e lo sto tenendo da parte perché appunto lo utilizzo. Questo qui era il Talasso Scrub della Sien che è quasi finito, sì. Ok, posso eliminarlo, andrà nei prodotti finiti e vi farò una recensione. Oddio, oddio, sta facendo danno, aiuto, sta cadendo tutto. Non capisco come è possibile che si creino sempre questi disastri. Comunque, andiamo avanti. Qui c'è questa maschera della Pantene che sto utilizzando, quindi non è ancora finita e la conservo. Questo shampoo l'ho finito di usare e mi è piaciuto un sacco, quindi va tra i prodotti finiti. Poi, questa è una maschera per capelli, anche questa terminata tra i prodotti finiti. È una maschera anti-giallo che ho utilizzato soprattutto appena avevo fatto il colore, le mesh, queste cose qui. Poi questo qui lo sto ancora utilizzando in bagnoschiuma. Questo è lo scrub che va anche lui utilizzato ancora. Questo shampoo non è ancora terminato, però devo sbrigarmi a finirlo di usare perché altrimenti poi scade e mi dispiace. Questa è una maschera per capelli al cocco che è finita e quindi la vado a mettere tra i prodotti da recensire. Qua che ci abbiamo, ecco, questo qua è lo shampoo delle bimbe, c'è ancora un cincinnino e sinceramente per quello che costano, questi shampoo hanno dei prezzi un po' altini, lo conservo perché lo finisco di usare fino all'ultima goccia. Poi qui c'è questo bagnoschiuma che sta là là per terminare, anche questo credo che lo metterò capovolto così, se riesco, così si finisce di utilizzare e poi si elimina. Qui c'è questo balsamo per i capelli che mi piace molto, ormai lo conoscete, chi mi segue da tempo sa quanto io ami lui, non è ancora finito e quindi lo lascio qui.
Questo c'è ancora, questo c'è ancora e questo bagnoschiuma c'è ancora. Mi incuriosisce, ci sono dei fanghi, adesso vi faccio vedere. Qui c'è il fango corpo rimodellante, quello lì che avevo preso a Eurospin, però in realtà ce l'ho da parecchio tempo ed è quasi finito, quindi direi che può essere declatterato, lo posso buttare. Direi di passare a questo puff che tengo, oggi ho uscito un rossetto, poi a volte si perdono, chissà dove sono, vanno a finire sempre nei posti più improbabili. Comunque c'è questo puff all'interno del quale io conservo tipo gli assorbenti o delle cose tipo per fare il refill dei prodotti, ora vi faccio vedere. Ecco qua, tipo carta igienica, assorbenti, questo è per fare il refill del sapone, insomma ci sono diverse cosette, adesso le vado a riordinare. Ecco qui, tutto più riordinato rispetto a prima. Chiuso il coperchio e ciao ciao! Adesso tocca a loro questo angolino qui. Quello che più mi scoccia fare, quello che più mi annoia fare, ma come dicevo prima, va fatto. Fra l'altro, fra questi phon, ne uno che non funziona, c'è cioè tipo un po' bruciacchiato, quindi lo andrò ad eliminare e vediamo, questi trucchi li devo sistemare un pochino meglio anche. Cosine che mi sono arrivate da Temu, vediamo un po' i pennelli, li metto a posto, insomma, vediamo un po' come fare, che cosa creare, come dare più ordine. Ecco qui questo angolino decisamente più ordinato con le piastre vicine, insomma, al phon, le spazzole, le macchinette per tagliare i capelli e va bene. Adesso mi occuperò di sistemare questo angolino che io appunto utilizzo per il trucco. Vado a spostare alcuni pennellini che non uso qui nel mio contenitore preferito. Vediamo se riesco con una mano sola a... Oh, bene. Qui ci sono degli ombretti che devo ormai eliminare perché purtroppo sono diventati dei vecchietti e quindi vanno declatterati anche loro. Peccato perché mi piacevano tantissimo, però sono belli che andati. Per il resto, in realtà, sono tutte cose abbastanza nuove e fresche che utilizzo sempre. Bye bye! Bene amici e amiche, finalmente sono riuscita nel mio intento, ho declatterato in maniera estrema, proprio strong, tutto quello che c'era da buttare e ho sistemato tutto. Adesso vi faccio vedere com'è venuta l'organizzazione finale. Allora, partirei da qui, che appunto alla fine ho deciso di lasciarli questi due, però poi vediamo, insomma, sono ancora un po' incerta, stanno lì in attesa di prendere una decisione diversa. Qui ho lasciato delle cosine per le mie bimbe, anzi in realtà devo mettere anche il borotalco, ok, perfetto. E qui ci siamo. Poi passerei di qua, che è la parte che mi soddisfa di più, quindi qui tutte le cose di mio marito, anche qui, anche se poi in realtà ho messo la mia spuma per i capelli perché comunque aveva un senso, c'era la lacca e quindi mi è sembrato giusto inserire anche la spuma. Qui tutti i prodotti che mi servono per appunto il corpo, il viso e via discorrendo. Di qua abbiamo messo, cioè ho messo i cotton fioc, il disinfettante e i cerottini e poi lì sotto c'è appunto la macchinetta per i capelli di mio marito. Passerei di qua dove ho riorganizzato un pochettino i miei trucchi, perlomeno quelli che utilizzo di più e che mi sono più facili da prendere quando mi trucco, diciamo, velocemente. E di qua c'è tutto l'angolo dedicato appunto ai capelli, quindi piastre, phon, spazzole e via dicendo. La vasca è più riordinata, quindi anche se devo ancora pulirla bene, quindi adesso non fate caso, ma ci tenevo a farvi vedere, insomma, che avevo eliminato, cioè quello che mi sta antipatico è questo in realtà, quindi credo che lo butterò perché
perché è rimasto veramente un goccino e non ha senso tenerlo, perché per il resto tutto è come deve essere. Bene, amici e amiche, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemelo sapere attraverso un like o attraverso un commento, sapete che ci tengo tantissimo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e soprattutto non dimenticate di seguirmi su Instagram e su TikTok, sui nomini, diciamo, con gli username che troverete qui sotto perché ve li sto per digitare. Un bacio, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao!